a bordo della modetta CP302, dopo un salvataggio che abbiamo fatto a circa 60 miglia da Lampedusa, il bimbo terrorizzato, e poi dopo che siamo riusciti a farlo sorridere un pochettino giocandoci, vedi, con i palloncini che facciamo sempre con i guanti in lattice. Questo bimbo praticamente è stato quasi tutta la notte con me, che poi la mamma ha dormito, eccola qua la mamma. E il bimbo ha continuato a girarmi intorno, chiede di giocare, quindi è stato molto molto emozionante, una delle esperienze più emozionanti che posso portare da questo Lampedusa del 2011. Il periodo mio è finito, sto facendo da tutor alla nuova squadra che è arrivata qui e lunedì parto via e finalmente riabbraccerò i miei cari a casa. 42 giorni, 40 giorni che non li vedo e non vedo l'ora di riabbracciarli lunedì. È un sacrificio per me, ma soprattutto per loro. Però per fortuna ci sono le tecnologie, quindi ogni tanto riusciamo a vederci con la videochiamata. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? 2 giorni manco. Finalmente, dai. Dai, sono pochi giorni che manco da casa, che vuoi? Pochi, pochi, pochi. Per 2 giorni mancano, dai. Tenete duro, 2 giorni e sto a casa, va bene? Sposata anche io alla guardia costiera. Anche se lei mi ha conosciuto prima della guardia costiera, quindi dovrebbe E venire prima lei. quasi prima, quindi. Noi stiamo insieme quando lei aveva 16 anni e io 18 anni, quindi prima di arruolarmi. Però si è adattata alla mia scelta. Un bacione a tutti! Everybody's changing and I don't feel the same. Gli sbarchi avvengono lì, alla stazione marittima, che c'è più spazio per dare anche assistenza a terra, dove poi vengono i pullman, vengono le ambulanze, Croce Rossa, e quindi c'è tutta un'equipe di personale che dà assistenza ai migranti durante lo sbarco. Questa è la statua della Madonnina, protegge i naviganti all'ingresso del porto. Ed è la stessa che poi troviamo sott'acqua all'Isola dei Conigli, che è stata messa in ricordo di tutte le persone che sono scomparse a mare, compresi i migranti che vengono su quest'isola. Quando arriviamo sotto bordo, le vediamo che sono impaurite, con un viso di terrore dopo la traversata, da mesi che stanno magari viaggiando all'interno dell'Africa, e le vedi proprio nei loro occhi questa disperazione che poi si tramuta in tranquillità quando riescono a capire che siamo italiani, che siamo la Guardia Costiera italiana, siamo il loro primo impatto con l'Italia. Le nostre divise, i nostri colori, le nostre bandiere sono per loro un segno di gioia, di tranquillità. Quando si indossa una divisa bisogna comportarsi con giusta causa in ogni situazione. Perché siamo dei militari e abbiamo giurato fedeltà alla Costituzione e quindi manteniamo fede al nostro giuramento. Si giura sulla Costituzione perché le forze armate devono salvare il paese sia da attacchi interni, colpi di Stato, regimi di terrorismo, e sia da attacchi di nazioni esterne. Quindi sono costituiti gli eserciti e gli eserciti devono prestare fedeltà allo Stato e agli organi dello Stato. Le nostre divise a bordo comunque hanno degli scudetti sul braccio che rappresentano l'Italia. Quindi per loro è veramente l'approccio con l'Italia. Quella barca è già Italia, prima ancora che raggiungiamo l'isola di Lampedusa.